Fa il suo ingresso il direttore della Scuola Normale Superiore, professor Fabio Beltram, accompagnato dal vice direttore Andrea Giardina, dal professor Michele Ciliberto, preside della classe di Scienze Umane, e dal professor Luigi Ambrosio, preside della classe di Scienze Matematiche e Naturali. Interviene il professor Fabio Beltram. Bentornati. C'è anche qualche benvenuto probabilmente da dare, ma la cosa più opportuna è dire bentornati. Bentornati soprattutto e con molto affetto ai nostri allievi, bentornati alle loro famiglie, ai loro amici, benvenuti ai nuovi amici che si aggiungono oggi a questa giornata. È una giornata per noi molto importante, perché in qualche modo dà il senso a molti anni di lavoro nostro come docenti della scuola e forse soprattutto loro come allievi della scuola. In questa breve chiacchierata vorrei ripercorrere questi anni nella prospettiva della scuola, nella prospettiva del sistema universitario e dal punto di vista anche del paese. Tutto comincia quando siete stati selezionati e ammessi alla scuola. Ogni pallino dovrebbe corrispondere alla vostra città di nascita. Il colore verde indica classe di lettere, il colore blu indica classe di scienze. Sono sicuro che troverete qualche errore nel posizionamento dei pallini, altrimenti non vi riconoscerei davvero. E sono sicuro che obietterete alla taglia del pallino. Anche altrimenti non vi riconoscerei. Vi abbiamo portato a Pisa. Come sapete, ognuno di voi ha scalzato altri 19 che volevano lo stesso posto. Portarvi a Pisa è un aspetto importante della formazione. Non tanto per Pisa quanto per il fatto che vi portiamo tutti qui e vi unite a una comunità di persone speciali e motivate. Momigliano negli anni 60, in un documento sull'evoluzione della classe di lettere, indicò quali erano gli aspetti importanti per ottenere una formazione di qualità. E il primo che indicò è questo. E disse: il più grande apporto all'educazione dei normalisti è dato dai normalisti stessi, dalla loro convivenza con tutte le possibilità che essa offre di reciproca conoscenza, di discussione, di sana emulazione. Questo è davvero l'ingrediente fondamentale ed è forse il motivo per cui la scuola normale è tuttora un posto speciale. Sapete, ci sono ragazzi bravi e ragazze brave nel sistema universitario italiano e mondiale ovunque, ma una concentrazione di persone speciali come c'è alla scuola non c'è in nessun altro luogo, a mio avviso, e questo rende questo posto straordinario, questo fa sì che questo posto, tra virgolette, funzioni. Non vi abbiamo però confinato e pisanizzato, senza con questo intendere nulla di negativo, ma intendo nel senso di provincializzato, perché vi abbiamo stimolato con conferenze, con incontri, con docenti che venivano da altre parti del mondo e vi abbiamo messo a disposizione una rete importante di scambi in altri posti sul pianeta, in altri centri dove imparare, conoscere nuove persone, acquisire nuove prospettive. Voi avete utilizzato queste possibilità e anche qui ogni pallino o dischetto, a seconda della dimensione che volete scegliere, indica dove siete stati, uno di voi è stato. Col solito codice di colori. Questo è un aspetto importante della vostra formazione, avere una prospettiva non locale, avere una visione globale della ricerca e vedremo che l'avete imparato e si vede anche nelle scelte che avete fatto, che avete saputo fare tesoro di queste conoscenze. Quindi
i corsi dell'Università di Pisa, i corsi della Scuola Normale, i seminari, i colloqui, varie vessazioni, le lingue, e alla fine siete arrivati qui. In questi anni alla scuola vi abbiamo offerto però anche delle altre opportunità non strettamente curricolari, che mi fa piacere ricordare. I concerti, la musica come strumento educativo è un valore che la scuola conosce e riconosce da molto tempo, e so che avete utilizzato questa opportunità. L'arte contemporanea all'interno di questo palazzo, è, che si unisce alla bellezza straordinaria di questo palazzo per creare un'atmosfera che sia speciale anche da questo punto di vista. Incontri con varie personalità. Insomma, sono stati anni, credo, stimolanti, sicuramente anche divertenti, che si sono svolti su un certo sottofondo però. Questo paese e il sistema universitario sono andati avanti o indietro in questi anni. Pensate che mentre voi studiavate qui, si sono succeduti 4 ministri dell'università e dell'istruzione. Il nostro paese ha approvato la destra, ha approvato un tecnico, ha approvato la sinistra e ha approvato il centro. Ci ha provato. In qualche modo, nonostante questo, la Normale è rimasta la Normale, grazie a voi, grazie anche al lavoro che i docenti della Normale e l'impegno che i docenti della Normale hanno messo in questi anni. In questi stessi anni, guardando una prospettiva più ristretta, anche per evitare note deprimenti in una giornata di festa come questa, la Normale ha compiuto 200 anni, mentre voi eravate qui. Si è espansa dal punto di vista dei palazzi, questi sono i palazzi intorno alla piazza dove è localizzata la Normale. C'è un chiaro piano espansionistico che non nascondiamo. C'è qualche perplessità sul possibile successo su questo palazzo, che è la chiesa di Santo Stefano, ma insomma, le trattative sono in corso. Per ora non ne parliamo comunque. Parliamo di questo palazzo, per esempio, che è quello dove siamo. Voi l'avete visto cambiare in questi anni, non soltanto all'esterno, perché è stato restaurato, ci sono stati numerosi interventi, ma l'avete visto cambiare dall'interno. È passato da un ambiente di questo tipo a questo tipo. Poi è la stessa sala, presa dallo stesso punto, qualche anno di differenza. È stata introdotta molta nuova tecnologia in questo palazzo e credo che abbiate visitato il sistema di visualizzazione 3D di realtà virtuale all'ultimo piano di questo palazzo. Questo è il palazzo qui davanti, il Palazzo della Canonica, un'acquisizione di questi anni dove abbiamo installato alcuni laboratori della classe di lettere e dove si espanderà la nostra biblioteca. È stato restaurato un collegio, il Collegio Timpano, dove qualcuno di voi forse ha avuto occasione di passare del tempo. È stato un intervento molto importante su San Silvestro, la sede storica della Scuola Normale, la sede napoleonica della Scuola Normale, questa è la sede granducale, che sta diventando il nostro polo scientifico per le attività in ambito di biologia, chimica e nanoscienza. Soprattutto la novità di questi anni, la novità più grossa, è l'apertura della sede di Firenze. Un passaggio molto importante e storicamente molto significativo per la scuola. La Scuola Normale Superiore è nata Scuola Normale Superiore di Pisa perché doveva distinguersi dalla sorella, la Scuola Normale Superiore di Parigi. Oggi non si chiama più Scuola Normale Superiore di Pisa, non solo perché non ha sede solo a Pisa, ma ha sede anche a Firenze, in un palazzo straordinario che è il Palazzo Strozzi,
che vedete in questa immagine, ma anche perché ha l'ambizione di non doversi distinguere dalla scuola normale superiore di Parigi, perché noi abbiamo caratteristiche diverse, come abbiamo avuto modo di dirci in varie occasioni, di argomentare sul perché questa affermazione è corretta. Questa è un'istituzione che ha l'ambizione di essere unica al mondo per le sue caratteristiche e quindi non ritiene di doversi specificare geograficamente con il di Pisa. In questi anni la scuola è cresciuta da tanti punti di vista, non solo dal punto di vista edilizio e materiale, come sto dicendo. Guardate l'attrattività della scuola. Questo è il numero delle domande di ammissione alla scuola in questi anni. Anche negli anni in cui ci siete stati voi, siamo passati da 1200 a quasi 2000 domande, quindi un'evoluzione molto significativa nell'interesse che dall'esterno c'è verso la scuola. Questo interesse deriva sicuramente in parte dalla nostra tradizione, dal prestigio che la scuola normale ha, ma deriva anche dal fatto che la scuola, misurata dalle agenzie che effettuano queste misurazioni, ha dato prova di alta qualità. E cosa recente di quest'anno, la pubblicazione del rating del Times Higher Education, penso l'abbiate visto, la scuola è la primo ateneo italiano, l'unico ateneo italiano tra i primi 100. Quello che è ancora più importante è che il motivo di questo successo deriva nel sistema di misurazione di questa agenzia dall'ultima riga, che sono le citazioni all'attività di ricerca fatta alla scuola. Questa è una prova dell'impatto che il nostro lavoro ha, e intendo nostro di tutti noi, inclusi voi, nel mondo della ricerca a livello internazionale. Siamo straordinariamente piccoli, pensate che l'insieme degli studenti e dei docenti della scuola è piccolo rispetto al numero dei docenti dell'Ateneo Pisano o figuriamoci della Sapienza, però riusciamo ad avere un impatto tale a livello della ricerca che facciamo che questo ci porta ai livelli più alti. Questo è molto importante e ci conforta sul tipo di lavoro che facciamo e sul tipo di proposte culturali che facciamo a voi soprattutto, perché la ricerca è normale, si fa non perché questo sia un ente di ricerca, ma perché la ricerca è lo strumento per fornire a voi una modalità di formazione che sia davvero competitiva. Un'altra agenzia di valutazione che è molto discussa è quella dell'Università di Shanghai, che produce l'Academic Ranking of World Universities. In questa classifica, che viene fornita in varie versioni, insomma, nella versione in cui si tiene conto della taglia relativa dei diversi atenei, noi siamo nel gruppo dei primi sei. In Europa ci sono soltanto la Scuola Normale Superiore, la Scuola Normale e l'École Normale di Parigi. Negli Stati Uniti i nomi che vi potevate aspettare, non occorreva che ve lo dicessi quali sono Caltech, Harvard, Princeton e MIT. Vabbè, ovviamente. Beh, imparate a dire ovviamente, c'è anche la Scuola Normale per quanto riguarda l'Europa. C'è un altro indicatore di successo che voglio dirvi, che forse è il più importante, quello di cui io sono il più orgoglioso, e sono i trionfi della squadra dei normalisti alle Olimpiadi delle scuole superiori, o meglio, voi le avete chiamate le excellence delle scuole di eccellenza, diciamo, termine che non va più tanto di moda, anzi va troppo di moda, però a parte che la foto è bellissima, le mie congratulazioni per questo risultato veramente importante. Questo periodo si conclude ed è un periodo che è un primo passo verso qualcosa. Voi avete colto appieno questo messaggio di pensare globale che la scuola vi ha dato e lo vediamo bene se guardiamo dove siete in questo momento, non esattamente in questo momento. Questi sono i luoghi dove state, gran parte di voi sta frequentando un corso dottorale
o di PhD a seconda del paese dove lo sta svolgendo, e questi luoghi fisici dove lo stanno facendo. Alcuni di voi hanno intrapreso invece un percorso professionale direttamente, e vedervi così sparsi per l'Europa è, e non me ne vorranno troppo, spero, le vostre famiglie, una buona notizia. Così deve essere. È del tutto salutare che la vostra formazione avvenga su questa scala. Certamente ci spiace, perché abbiamo stima di voi e del vostro lavoro, ci spiace non avervi qui, ma crediamo che sia utile per voi formarvi su questa scala e conseguire il tipo di mentalità che deriverà da questo. Sarà molto utile per voi. Mi conforta il fatto che dal punto di vista della scuola, questa perdita di cervelli, di cui si parla tanto sui giornali, perdita di cervelli in uscita, è compensata dal fatto che abbiamo un ingresso di cervelli alla scuola. Quello che vi mostro è l'Ateneo dove ha conseguito il titolo che ha consentito l'ammissione alla scuola di dottorato della scuola degli allievi di quest'anno. Vedete, c'è una presenza, a parte di tutta Italia, ma anche di molti paesi stranieri. Questo equilibrio di ingresso e uscita all'interno della comunità della scuola di persone giovani e brillanti di altri paesi è qualcosa di cui noi siamo molto contenti come corpo docente, e certi che renderà ancora più positivo e di maggior successo il lavoro di formazione della scuola. E questo noi lo possiamo fare e lo stiamo facendo. Quello che dobbiamo riproporci, che dobbiamo o perlomeno auspicare tutti insieme, e anche il nostro paese sappia fare lo stesso. L'uscita di giovani brillanti, come voi siete, in modo certificato, dal sistema paese per entrare e completare la formazione all'estero, ripeto, è positivo. Quello che però dobbiamo essere certi che succeda, e purtroppo soltanto vorremmo essere certi che succederà in questo momento, è che il paese saprà riportarvi indietro, almeno una parte di voi, per valorizzare la vostra competenza all'interno del sistema della formazione superiore italiana, all'interno del sistema produttivo italiano, nel sistema pubblico e di governance di questo paese. Su questo c'è qualche elemento di preoccupazione che tutti quanti condividiamo, e qualche anche smarrimento che tutti quanti stiamo vivendo in questa fase storica così complicata. Io posso garantirvi che terremo la scuola normale a questo livello e la faremo funzionare secondo questi principi e manterremo questo equilibrio. E per quanto è in nostra possibilità, come allievi, ex allievi, docenti, faremo il possibile perché il nostro paese si comporti coerentemente a questo schema anche nelle scelte che vengono dopo il periodo di formazione. Con questo auspicio e con i miei complimenti per i vostri risultati e il mio augurio per i vostri prossimi risultati, su cui vogliamo essere informati, sia chiaro, rinnovo il mio saluto a tutti voi e inizio una parte che sarà inevitabilmente un po' disordinata, che è la parte della consegna dei diplomi, alla quale facciamo come tradizione precedere un saluto, un messaggio da parte dei nostri allievi. Abbiamo, non ricordo esattamente l'ordine scelto, però so che c'è un diplomato in filosofia e una diplomata in scienze biologiche, abbiamo anche la gender equality che ci sta, e quindi do la parola a loro e ci risentiamo tra poco. Prego. Diamo ora la parola a Matteo Vezza, in rappresentanza dei diplomati della classe di scienze umane.
Buongiorno a tutti. La cerimonia di oggi conclude un percorso che si è dimostrato per tutti noi un'occasione unica di crescita umana e intellettuale, un'esperienza che ci ha formati in modo indelebile. Il primo sentimento che proviamo quindi è una profonda gratitudine nei confronti di questa scuola, a tutti i suoi livelli, i docenti, i compagni, il personale. È proprio questa gratitudine a motivarci ora a delle brevi riflessioni che vorremmo condividere con voi. Tradizione e innovazione. In questo binomio così caro alla scuola sta la grande sfida di questi anni. La normale, infatti, è chiamata a trovare l'interazione più efficace fra tradizione e innovazione, per tenere fede alla sua missione storica, in un mondo che cambia, essere sempre all'avanguardia nel campo della formazione e della ricerca. Adattarsi senza snaturarsi è un'impresa difficile, perciò noi allievi in uscita vorremmo fornire un contributo come osservatori privilegiati. Il tema che ci sta più a cuore riguarda il corso ordinario, la vera differenza specifica della normale rispetto a qualunque altra istituzione universitaria, il motivo principe del suo riconoscimento e della sua distinzione. In questo momento tale unicità rischia di rappresentare un problema. Un percorso di studi che non ha uguali nel sistema in cui operiamo è difficile da tutelare e valorizzare sia a livello accademico che amministrativo. E il fatto che il diploma di licenza non abbia mai ottenuto un valore legale ne la spia manifesta. Per rendere la scuola competitiva sul piano nazionale e internazionale, in tempi recenti è stata perseguita una politica di uniformazione rispetto al contesto, che ha dato attenzioni crescenti al corso di perfezionamento, ma ha tolto centralità al corso ordinario. La sensazione tra di noi è che la scuola si orienti sempre di più a considerare e a rendere il corso ordinario una sorta di giovanile del PhD. Nei fatti, gli allievi ordinari vengono indirizzati troppo fortemente sulle sole linee di ricerca presenti in normale. E considerando le dimensioni ristrette della nostra istituzione, si rischia di subire una limitazione eccessiva della libertà sancita dallo statuto a perseguire le proprie vocazioni e i propri interessi di studio. Questa tendenza si sta manifestando specialmente nella gestione dei colloqui di passaggio d'anno. È giusto che gli allievi siano liberi di scegliere il proprio argomento di ricerca e il proprio relatore, anche al di fuori dai confini della normale. Nel corso ordinario, infatti, la scuola non è e non può essere autosufficiente. Anzi, è proprio dal rapporto vivace con l'esterno che la normale ha sempre tratto e trarrà il suo patrimonio più autentico. La crescita personale, intellettuale e accademica dei normalisti non può fare a meno della simbiosi con l'Università di Pisa e con tutte le altre istituzioni nazionali e internazionali. Anche per questo il corso ordinario deve rappresentare un ponte verso il mondo esterno, accademico e non solo. La scuola deve creare le condizioni concrete per una maggiore mobilità dei suoi allievi. Deve impegnarsi di più nella creazione di internship e fellowship, integrandole anche nell'ottemperamento degli obblighi didattici. Anche noi quindi sosteniamo l'innovazione, un'innovazione intelligente. Perciò vorremmo avanzare due proposte, la prima di carattere tecnico. Alla classe di scienze umane manca un regolamento didattico aggiornato. Quello in vigore risale al lontano 2006. Nessuno di noi era ancora in normale e la classe di scienze umane ancora non esisteva. Questo regolamento è insufficiente perché rispecchia una situazione amministrativa ormai vecchia. Non contiene risposte ai nuovi problemi della vita accademica della scuola, come la frequenza degli ordinari ai corsi per perfezionandi, le prerogative dei professori a contratto, i diplomi di licenza, gli esiti della fusione col SUM. Per sopperire a questi vuoti normativi si ricorre spesso alla prassi, se non all'arbitrio. Noi chiediamo, a tutto beneficio di chi ci seguirà, un nuovo regolamento, esaustivo, accessibile, trasparente, che garantisca a tutti chiarezza di trattamento, nel rispetto dello spirito dello statuto. Ovviamente ci aspettiamo che gli allievi svolgano
un ruolo centrale nella sua stesura. La seconda proposta riguarda un problema di prospettive, per così dire di vocazione della scuola. Accogliamo con grande soddisfazione la ristrutturazione recente del servizio di job placement. Eppur si muove. Come ci è stato insegnato dal primo giorno, dalla normale non escono solo ottimi ricercatori. Infatti il valore della formazione impartita alla scuola va oltre la conoscenza specifica. Riguarda la forma mentale, la capacità di lavoro, l'abitudine alla profondità di analisi. Doti che hanno permesso ai normalisti di esprimersi ad alti livelli in settori diversi da quello accademico. Il servizio di job placement deve avere un ruolo chiave per individuare e coltivare il talento degli allievi. È attraverso il placement che la scuola può sostenere lo sviluppo delle potenzialità individuali, come avviene nelle più prestigiose università del mondo. La riforma di questo servizio, finora, è stata troppo timida. Perché sia davvero operativo, ha bisogno di molte più risorse, umane e di progettazione. È in questo modo che i normalisti potranno tornare ad avere una qualche voce in capitolo nella società. Concludiamo da dove abbiamo iniziato 6 anni fa, dalla prima cosa che ci disse l'allora direttore Salvatore Settis. Se la normale è una risorsa, ci disse, questa è la qualità dei suoi studenti. Negli anni ci siamo accorti che ancora di più la vera risorsa della scuola è la comunità dei suoi studenti. Una comunità fondata sul talento, sulla solidarietà e sulla stima reciproca, sulla convivenza di competenze, discipline e interessi diversi, che nel piccolo ambiente della scuola reagiscono e interagiscono, producendo alchimie inaspettate. Per questo salutiamo con favore il ripristino della completa ricettività dei collegi della normale. Dalla convivenza passa gran parte dell'esperienza dell'essere normalisti. E per questo invitiamo la scuola a fare di più e meglio per la creazione di un vero network fra allievi ed ex allievi, una linea di comunicazione diretta che mette in contatto le esperienze degli uni con quelli degli altri. Il primo passo può essere il mantenimento degli indirizzi mail SNS, con cui siamo conosciuti e facilmente reperibili. Oltre ogni retorica meritocratica, cercare, selezionare e ospitare alcuni dei giovani più talentuosi d'Italia è un compito arduo ma decisivo. Ce ne rendiamo conto ora, in questa sala, guardando la strada che abbiamo percorso insieme e quella che si apre davanti a ciascuno di noi. Grazie e congratulazioni a tutti. Interviene ora Giorgia Battistoni, in rappresentanza dei diplomati della classe di Scienze Matematiche e Naturali. Cari professori, cari amici, cari parenti e soprattutto cari colleghi, è con grande piacere che mi trovo qui davanti a voi oggi e vi confesso anche con un po' di timore. Io che mi ritenevo e mi ritengo tuttora una ragazza piuttosto comune, ho scoperto nel corso del corso ordinario che posso e debbo essere straordinaria, che posso e debbo essere eccellente. Eccellenza, che è una parola come che il direttore ha detto essere spesso inflazionata, è però il fulcro della cultura normalista. Eccellenza però può essere declinata in molte sfumature. E secondo me eccellenza consiste nel saper andare oltre e per farlo nel saper guardare oltre, nel saper essere curiosi. La curiosità è infatti la dote principale che accomuna gli studenti normalisti e questa curiosità li spinge a cercare sempre nuove domande, a cercare sempre nuove sfide e soprattutto lo studente normalista nel corso della sua formazione impara a non essere mai spaventato da nuove sfide. Perché l'importante di fronte ad un problema dalla soluzione ignota non è tanto saper
conoscere la risposta, quanto piuttosto saperla trovare. Infatti lo studente normalista nel corso della sua formazione viene dotato di un bagaglio di mezzi e conoscenze che lo rendono in grado unicamente di non spaventarsi di fronte alle sfide e di saperle affrontare in modo del tutto originale e di essere testardo e caparbio nella continua ricerca di nuove strade, di nuovi spunti. Vi confesso però che io all'inizio del mio percorso normalista ho spesso vacillato nella mia decisione di entrare a far parte della scuola. Ricordo che durante le prime lezioni, soprattutto di fisica, in cui il professor Foix, di cui tutti sentiamo la mancanza nelle aule di questo palazzo, discuteva della forza di Coriolis, in termini a me del tutto ignoti, teta punto, omega punto, r punto punto. Io che finora ero stata abituata a conoscere le risposte di quasi tutte le domande che mi venivano poste, mi chiedevo se ero degna di sedere in quei banchi. E dopo alcune riflessioni mi sono risposta che ciò che contava non era che io fossi degna in quel momento, ma che io mi impegnassi al massimo per dimostrare di esserlo. E in quel momento mi sono anche resa conto che una delle risorse principali a disposizione dello studente normalista sono i suoi compagni e chi seduto al suo canto. Lo studente normalista non smette mai di imparare, sa che non può, per gli innumerevoli corsi, esami a cui è sottoposto, ma sa anche che non deve. E poco conta se questo apprendimento avviene nelle aule della facoltà, nelle aule della carovana o attraverso discussioni a mensa. Lo studente normalista, soprattutto nel suo percorso, viene dotato di un'onestà intellettuale che tanto manca alla società italiana. Io vi confesso di non poter discutere di testi greci apocrifi, né tantomeno di sapervi dimostrare la congettura di Poincaré. Scusate se la pronuncia vacilla. Ma so riconoscere il merito della ricerca altrui, anche se non so entrare nel merito dei dettagli. E la scuola, secondo me, secondo noi, dovrebbe farsi promotrice di la cultura all'interno della società italiana. Ogni anno 60 studenti tra letterati e scienziati entrano a far parte della scuola e in quel momento non sanno che diventeranno l'uno per l'altro il professore più severo ma più capace, l'amico più sincero e dai migliori consigli, l'amica più comprensiva ma anche un po' pedante come quel parente a cui comunque si vuole tanto bene. Ecco, i normalisti diventano l'uno per l'altro una grande famiglia. E i legami che si creano in normale sono in grado di resistere alle prove del tempo e dello spazio, riescono a sconfinare gli oceani, riescono a resistere alle differenze di fuso orario, anche grazie alle recenti tecnologie. Le passate generazioni di normalisti ne sono prova e anche noi nel nostro piccolo ne siamo prova, perché molti di noi hanno beneficiato dell'opportunità di soggiorni all'estero. E questa opportunità di andare all'estero è un'opportunità grande per lo studente stesso, che è in grado di usufruire di risorse e conoscenze che per sua natura la scuola spesso non può offrire, ma la scuola stessa può beneficiare dell'uscita degli studenti che al loro rientro possono portare ciò che hanno imparato e la loro formazione non solo professionale ma anche personale. Siamo lieti di vedere come la normale stia sempre più promuovendo la mobilità degli studenti. Tuttavia, tristemente, quando lo studente normalista va all'estero, scopre che la normale sia poco conosciuta e riconosciuta a livello internazionale. Io stessa mi sono trovata, nel momento dei colloqui di dottorato, a dover descrivere al mio interlocutore non solo in cosa consistesse la straordinarietà della formazione normalista, ma l'esistenza stessa della scuola. Vorremmo che la scuola promuovesse la mobilità dei suoi studenti affinché loro, con il loro talento e con il loro merito, possano farsi promotori della cultura normalista. E per questo noi non vogliamo
che la scuola si chiuda nelle seppur bellissime mura di questo palazzo. Vorremmo che la scuola guardasse all'estero, guardasse oltre, perché appunto per andare oltre bisogna saper guardare. Non vogliamo entrare nel merito della discussione sulla fuga dei cervelli, né tantomeno nei dettagli delle politiche di questo o dei passati governi. Ci preme piuttosto il ruolo in cui la scuola si pone all'interno di questo panorama di sempre crescente dinamicità. Si discute spesso che la soluzione della fuga dei cervelli all'estero sia il loro rientro in Italia. Crediamo invece che la scuola possa beneficiare dell'uscita dei suoi allievi anche tenendoli all'estero, affinché essi formino in primo luogo una rete di studenti, di allievi, a cui gli studenti di oggi, a cui gli studenti di domani possano guardare con riferimento. Questa rete deve rendere disponibili le risorse e le conoscenze che apprende nei prestigiosi istituti esteri in cui si trova e a cui gli studenti esteri possano guardare affinché possano trovare spunti e risorse per l'intrapresa di progetti che all'interno della normale non sono disponibili, affinché questi studenti permettano agli studenti di oggi di poter andare come loro sono andati in passato. In secondo luogo, come già ho piacere di apprendere dal discorso del direttore, questi studenti all'estero possono fare in modo che studenti esteri possano guardare alla scuola come meta ambita del loro percorso universitario, affinché la scuola possa beneficiare del talento e del merito di studenti che sono in Europa e negli Stati Uniti, così come istituti esteri beneficiano della formazione degli studenti normalisti. In conclusione, vorrei ringraziare i professori che ci hanno guidato durante questo percorso e vorrei ringraziare le famiglie che ci hanno comunque accompagnato, seppur con un ruolo diverso in questi anni. E per ultima cosa vorrei augurare a tutti noi di rimanere sempre un po' normalisti, sempre un po' curiosi, sempre un po' testardi e affinché ognuno di noi trovi una domanda a cui rispondere in modo del tutto originale e proprio. Grazie mille. Grazie. Non è una novità, naturalmente, ma mi fa piacere ripetere che non è che soltanto i normalisti tra loro imparano, ma anche i docenti e i normalisti. A parte mettere in rete i vostri discorsi, li porteremo ai nostri organi e ne terremo conto come è giusto. Vi dicevo, c'era una parte un po' di movimento, un po' una parte in cui dobbiamo consegnare a ognuno di loro il diploma. Io per prudenza mi faccio da parte e devo chiedere ai presidi di svolgere questa funzione. In base a un principio di alternanza che mi ha ricordato la dottoressa Guidi, cominciamo dalla classe di scienze matematiche e naturali, quindi chiedo al professor Ambrosio di venire qui. Vi rinnovo il mio saluto, un abbraccio a tutti quanti e ancora complimenti a voi. Daniele Agostini, matematica. Pietro Baratella, fisica. Giorgia Battistoni, scienze biologiche.
Fabrizio Bianchi, matematica. Michele Borassi, matematica. Andrea Conti, matematica. Lorenzo Cupellini, chimica. Giacomo De Palma, fisica. Davide Facoetti, fisica. Marco Fantini, scienze biologiche. Francesco Gobbo, scienze biologiche. Davide Lombardo, matematica. Marco Marengon, matematica. Giovanni Mascellani, matematica. Andrea Mauri, fisica. Davide Orsucci, fisica. Lorenzo Piroli, fisica. Enrico Paracucci, scienze biologiche. Rita Puglisi, chimica. Francesco Salvatori, informatica. Matteo Tanzi, fisica. Jacopo Torre, fisica. Gennady Uraltsev, matematica.
Il professor Michele Ciliberto consegnerà ora i diplomi agli allievi della classe di Scienze Umane. Bernardo Ballesteros Petrella, discipline filologiche, linguistiche e storiche classiche. Andrea Beghini, discipline filologiche, linguistiche e storiche classiche. Valdo Beretti, discipline filologiche, linguistiche e storiche classiche. Sara Boezio, discipline filologiche, linguistiche moderne. Laura Francesca Carlini, discipline filologiche, linguistiche e storiche classiche. Laura Carotti, discipline filosofiche. Marco Catrambone, discipline filologiche, linguistiche e storiche classiche. Eugenio Civardi, discipline filologiche e linguistiche moderne. Massimo Colella, discipline filologiche e linguistiche moderne. Francesco Dall'Olio, discipline filologiche, linguistiche e storiche classiche. Silvia Di Vincenzo, discipline filosofiche. Rosa Fasan, discipline storico-artistiche. Guido Frilli, discipline filosofiche. Daniele Galleni, discipline storico-artistiche. Niente. Dario Gurasci, discipline filosofiche. Francesco Guzzetti, discipline storico-artistiche. Fabio La Stella, discipline filosofiche. Michele Lodone, discipline storiche. Lorenzo Marchese, discipline filologiche e linguistiche moderne. Andrea Luigi Mazzola, discipline filosofiche. Margherita Miceli, discipline filosofiche. Eloisa Morra, discipline filologiche e linguistiche moderne.
Sara Orfali, discipline storiche. Francesco Padovani, discipline filologiche, linguistiche e storiche classiche. Costanza Paolillo, discipline storico-artistiche. Simone Rendina, discipline filologiche, linguistiche e storiche classiche. Tommaso Ricchieri, discipline filologiche, linguistiche e storiche classiche. Chiara Trebaiocchi, discipline filologiche e linguistiche moderne. Matteo Vezza, discipline filosofiche. Carlo Zanantoni, discipline filologiche e linguistiche moderne. Chiuderà la cerimonia il coro Vincenzo Galilei con l'esecuzione di brani di Cipriano De Rore, Vincenzo Galilei e Giovanni Giacomo Gastoldi. Tra un minuto.
parola per naturalmente ringraziare la scuola di averci dato questa opportunità di trovarci qui con voi e dirvi che il madrigale che adesso eseguiremo in realtà è fatto di due parti, Spirito Sovran seguito da Del Color, sono lo stesso madrigale costituito di due parti. E naturalmente è una cosa molto, diciamo, a quale teniamo molto, il fatto di eseguire per voi a Pisa, non so se è la prima volta, probabilmente non è una cosa che capita molto spesso, sicuramente, un madrigale di Vincenzo Galilei. E quindi buon ascolto. Stiamo parlando del repertorio alla fine del Cinquecento, la musica vocale e strumentale spesso erano intercambiabili, questo è uno dei casi. Quindi di
Gastoldi, L'innamorato. Vi ringraziamo per aver partecipato alla cerimonia. Vi invitiamo a raggiungerci ora sullo scalone monumentale della scuola per una foto ricordo e con le vostre famiglie e i vostri accompagnatori a Luna per la colazione a Palazzo d'Ancona.